cappellino Fender, quindi ho detto mi sembra in linea con gli Con argomenti gli argomenti che che andiamo a trattare, sì. Bene, no, mi piace che abbiamo iniziato Dai, a parlare e non siamo ancora in diretta. ma credo che bisogna. Sono le 7. Certo, sono le 7 e siamo in diretta con noi ci sa, tra parentesi, N Remo. E io inizierei così, perché lo saprete già, ci sono 2 minuti di attesa. Devo fare delle operazioni, ma nel frattempo canticchierei una cosa. Vediamo se ci arrivate voi, ci arrivate a capire che cosa voglio canticchiare? E dipende. Cos'è oggi? È 4 Dipende. e 4? Marzo. Marzo, la canzone di E Dalla? Di Dalla? come Ah. fa il ritornello di Piazza Grande? Passa A quello che passa. modo mio. Bravo, bravo. Allora, voi mi vedete? Sì. Perché io Benissimo. non riesco a vedere voi. No, bene, bene, bene. Quando è stata presentata questa canzone? Qual Il era? 72 Il 72. E come si è classificata? e questo non lo so, 4 marzo terzo il Sa che siamo in 71. diretta, Aurora, eh? Sì, infatti stiamo conversando, stiamo introducendo l'argomento. Allora, un attimino soltanto. Allora, stavamo dicendo, quindi nel 72 la canzone si è classificata ottava. E Vico Dalla è nato proprio il 4 marzo del 1973. Mi vedete? 43. Scusatemi, del 43. 43. Allora, passiamo quindi, è un tributo, un omaggio. Passiamo quindi a presentare gli ospiti di questa sera, che sono sempre gli stessi, ma vi aiutiamo a conoscerli meglio. Allora, abbiamo Roberto Montoya, giornalista di mediatrendsamerica.com, Gianfranco Piria, giornalista esperto di musica, tra l'altro blues e blues rock, Diego Bertelli, referente presso Italian Poetry Review, e Davide Carpino, attore di teatro, che ieri comunque si è rivelato una sorpresa commentando alcuni brani proprio di Sanremo. Roberto Montoya, ieri c'è stato il grande ritorno della Rocco Arcini sul palco dell'Ariston, lo stesso palco che ha dato il via comunque alla sua carriera, perché nel 1993 ha vinto le nuove proposte con il brano La Solitudine. Questa cantante è molto seguita nei paesi sudamericani. Secondo te perché? Dicevamo la volta scorsa come paesi, come culture siamo molto simili. Ci vuoi spiegare un po' perché è così seguita nel Sud America? Che riconoscimenti ha avuto? Oppure dare delle chicche su dei concerti che comunque so che si sono tenuti a Buenos Aires. Sì, grazie Aurora. Sì, alla tua domanda è evidente. Io in questo momento sto sentendo le sue canzoni quando ha partecipato per esempio al Festival di Viña del Mar in Cile e la vedo con questa grinta che si abbandona davanti a un pubblico che l'accetta, no? In maniera plateale, diciamo. Per il contenuto della sua musica, anche per quello che ha dentro, quello che lei vuole dare a questo pubblico ispanoamericano che, come viene detto, come viene riconosciuto come la Divina Pausini, no? E, tra l'altro, vi racconto, ieri, per esempio, ha rilasciato una bellissima intervista a Pausini a una grande agenzia ispanoamericana come l'Espagnola EFE. E tra le tante cose che ha raccontato, ha parlato addirittura della sua recente premiazione, il Golden Globe, per l'inclusione nel cinema, no? E lei sottolinea un fatto che vuole rimanere sempre con i piedi per terra, no? E la cosa che mi è piaciuta di più è questa, che lei ha ribadito il fatto che se tu ti abitui ai premi, la fiamma si spegne. Cioè, cosa vuol dire questo? Che se ti ha vinto i premi è segno che la fiamma si sta spegnendo, cioè quello che lei vuole,
Non è vero che le premiazioni è la conseguenza di una carriera brillante, questo senza dubbio, ma lei appunta soprattutto al fatto che al di là di questo c'è una cosa più grande e lei vuole, infatti, va bene la premiazione, ma vuole rimanere come tale, no? Come quella Laura Pausini che per esempio ha vinto tanti premi, ve lo ricordo, no? Tanti premi internazionali come quella del quattro premi per esempio al Festival di Vigna del Mar, quattro premi, altri quattro premi pure allo Nuestro, che è un grande personaggio, poi al Grammy Award e quattro al Latin Grammy Award, no? Sono premiazioni latinoamericane nel mondo ispanoamericano. È chiaro che se lì lei ha toccato il cuore di questo mondo ispano, e lo ha fatto per la maniera in cui si rivolge, in maniera umile, ma soprattutto con questa grinta, con questi contenuti forti che uniscono a queste due popolazioni, no? Che in fondo poi c'è la latinità in mezzo, no? Che in qualche maniera ci legano, e ci sono tanti punti che in qualche maniera siamo vicini, no? Cantiamo, come si direbbe, la stessa musica. Cantiamo la stessa musica. E questo ci fa molto, molto piacere. Roberto, ieri ti è piaciuta l'interpretazione di Io, questa sua canzone premiata ai Golden Globe? Sì, moltissimo. Moltissimo, mi è piaciuto molto, l'ho sentito molto, e ribadisce quello che penso di questa grande cantante, no? La sua umiltà e il suo rimanere, e la sua grinta soprattutto, la sua grinta di rimanere sempre con i piedi per terra, no? Sì. Guardando rimanere con i piedi per terra guardando il cielo, diceva anche questa già era una frase di Tommaso d'Aquino. Però era molto molto conosco lucido. Poco Tommaso d'Aquino in realtà, comunque andiamo avanti. Gianfranco, vengo a te. Gianfranco Piria, esperto di blues e blues rock. Allora, ho sentito una leggenda, qualcosa di strano. Si dice che la musica blues sia la musica del diavolo. È vero? No, non lo dico io, ho saputo. Allora, sì, qui c'è tutta una leggenda dietro, che adesso sicuramente che ci sono anche delle cose che girano, ma delle combinazioni incredibili. Intanto tutto nasce da una canzone che si chiama Crossroad Blues, che sarebbe il blues dell'incrocio. Sì. C'era questo famoso Robert Johnson, nato nel 1911, sì, e morto nel 1938, quindi 27 anni, ricordatevi questa data, 27, molto importante, ne parleremo dopo, che praticamente era un imbranato totale. Cioè lui era fissato che voleva fare questo grande, voleva diventare un grande cantante, saliva sui palchi perché a quei tempi si suonava nei bar, nei locali, per strada, e lo cacciavano via perché era super stonato, non sapeva suonare niente. A un certo punto questo signore per 2 mesi è scomparso dalla circolazione, ritorna e diventa praticamente un idolo con la chitarra, con la voce, con i suoi falsetti, sì, perché pare che lui, nei suoi viaggi itineranti che faceva, ha incontrato un incrocio, il diavolo, e praticamente hanno fatto un patto col diavolo. Lui diciamo ha detto, un incontro carino, un incontro, no? No, la storia è una leggenda, ma è vera, ha fatto un patto col diavolo dicendo, guarda, io ti faccio diventare un grande cantante, però tu devi vendere l'anima al diavolo, a me. E quindi ecco la canzone famosa che poi ha riportato Eric Clapton, ha riportato tantissimi, Crossroad Blues, il blues dell'incrocio sarebbe. Quindi da lì poi lui è diventato un grande professionista, un musicista ricercato, ma parliamo di quegli anni 1920, 27, parliamo di quegli anni lì, parliamo. Tenete presente che Robert Johnson è stato il padre. Come è stata questa leggenda? Come è stata tramandata secondo te? Ma diciamo che ci sono stati dei giornalisti che hanno fatto delle ricerche, come Alan Lomax, cioè, è un personaggio famoso che ha scritto Le strade del blues e tanti altri, perché questa leggenda torna, però sembra che sia anche vero, ma ci sono state anche delle, diciamo, dei pareri, io non ci credo in ogni caso, io credo nella bravura di questa persona, però ci sono tante coincidenze. Per esempio, la coincidenza incredibile è questa famosa del club del 27, perché Robert Johnson, sì, siccome era uno che gli piacevano molto le donne,
quando andava a suonare nei locali, fregava sempre le donne dei proprietari. Allora una sera il proprietario, forse più furbo di lui, non so, gli passò una bottiglia di whisky avvelenata ed è morì ristecchito sul palco. Allora, ma Robert Johnson è colui che ha scritto Sweet Home Chicago, non so, che tutti quanti ricorderemo, che è la canzone che era una dei cavalli di battaglia dell'album Blues Brothers, dell'album e del film. Anche, no? Come no, la ricordo. Sì. Sweet Home Chicago. Allora, il Club dei 27 perché? Mm-hmm. Questa è stata praticamente una cosa incredibile, che Robert Johnson è morto a 27 anni, ma a 27 anni è morto Jim Morrison, Eric Clapton, Kurt Cobain, ma io ho fatto un elenco, Hendrix. Domani scriverò un articolo. Brian Jones, che è stato il primo chitarrista dei Rolling Stones. E quindi è nato il Club dei 27, quindi lui è morto a 27 anni, ha scritto 29 canzoni che ancora oggi girano nel mondo. Io, nei dischi che mi arrivano tutte le settimane, c'è sempre una cover su qualche disco di Robert Johnson. Questo è questa la leggenda, perché è la musica del diavolo, perché Robert Johnson ha venduto, per diventare un grande musicista, ha venduto l'anima al diavolo. Ecco. Ora, ritornando a Sanremo... È affascinante, infatti dobbiamo ritornare a Sanremo. Ora mi faccio un piccolo appunto. Vi racconto una piccola episodio incredibile. Io ho raccontato, mi dice di raccontare le fiabe a mio figlio, gli raccontai un giorno per farla addormentare questa storia di Robert Johnson. Faceva la seconda media, gli hanno dato un compito a scuola per scrivere chi era il personaggio che l'ha colpito di più, e ha scritto questa storia di Robert Johnson, tanto che il preside mi ha chiamato, mi ha detto: ma come mai sta storia, il diavolo? Sto dovuto da figlio. Suo figlio, è un attimino. Sono andato dovuto da parlare con il professore. No, per quanto riguarda Sanremo, Franco, sì. Sì, dimmi. No, dimmi. Mi sembra anche la Winehouse, no? È morta a 27 anni. Sì, anche lei, bravo, ma c'è un elenco smisurato, guarda, sono andato a cercarlo. C'è proprio il Club dei 27 che sono tutti morti, sembra che sia stata proprio una... No, è famosa questa storia nella musica. È del 27, sì. Franco, dimmi. Mi vieni a raccontare le favole alla sera, per favore. Grazie. Non posso ridere perché mi hanno detto che rido troppo, quindi non posso ridere. No, va bene. Io, per quanto riguarda i miei... Vabbè, da lì poi tutta la storia, poi vi racconterò nei prossimi giorni alcune cose nuove. Domani, sabato, esce una recensione mia su un musicista importante che è morto due mesi dopo, o 10 giorni dopo che è uscito il suo album. È un album è morto di COVID. Che è venuto COVID, meno per il COVID. 77 anni, un musicista bravissimo. Si chiama Reverend Joe Wilkes. È un gospel, un musicista che fa gospel blues, che faceva. E ora ci sono le sue figlie che vanno avanti. Io infatti la sera prima di sentire Sanremo vado ad ascoltare sempre come antitodo uno dei pezzi di questo signore prima di collegarmi con Sanremo. E infatti io parto dal presupposto che secondo me El Marmeta, sì, la Malika e Noemi e quell'altra che ho detto prima che secondo me vince, queste quattro sono se la combatteranno loro. E El Marmeta secondo me è più avvantaggiato perché il suo nome in questo momento si assomiglia a me molto a un nome di un vaccino, no? El Marmeta, tutti questi nomi che io girano. Io c'è questa sera nei duetti, Erma. No, io non lo so con chi, stasera purtroppo non li posso seguire, perché devo scrivere delle cose e non posso seguirlo. Mi aggiornerò. Quindi, spero di averti risposto, insomma. Gianfranco, sentire te veramente ci apre la mente. Ma passiamo a Diego Bertelli. Voglio dire una cosa a Bertelli. Sì? Chi è Bertelli, scusa? Dieguccio, Diego. A Diego, al signore della Maserati. No, lui è l'Adic. Ah no, non sono io. Non ho la Maserati. No, forse lui conoscerà forse mia nipote, che ne avrà sentito parlare, che è Vicky Piria, che è una pilota di Formula 3. Stavo dicendo, il nome mi dice qualcosa, anche se non personalmente, ma qualcosa mi diceva. L'avrei sentito parlare perché so che lavora mia nipote, ha lavorato per la Ferrari, per la Maserati, quindi era una piccola parentesi. Anche adesso sta facendo un programma su Italia. Sono anche le relazioni parentali. Basta, chiudo qui che ho parlato troppo stasera. No, va bene, passiamo a Diego Bertelli che questa sera cambia decisamente che cosa programma e porta una poesia di Bartolo
Gattafi. Okay? Perché? Perché nel 2019 è uscito un volume dedicato proprio a lui e curato da chi? Da Diego. E poi, naturalmente, Diego, due battute sul festival, ma parlaci proprio. Sì, come l'ordine fallo te, certo, io comunque qualcosa sul festival ci tengo a dirlo assolutamente. No, ti ringrazio ovviamente per l'attenzione che hai dato anche al mio lavoro. E, sì, diciamo che la poesia di Bartolo Gattafi è stata mio argomento di studio di ormai diversi anni, iniziato proprio alla fine dei miei studi di dottorato e poi ho portato avanti l'interesse nei confronti di questa figura di poeta che diciamo, è rimasta un po' ai margini del canone, nonostante sia stato un poeta molto importante della seconda metà del Novecento e facesse parte, per così dire, chiamiamo la scuderia, visto che abbiamo nominato la Maserati, insomma, possiamo parlare di scuderia, faceva parte appunto della scuderia dei poeti dello Specchio, della Mondadori, quindi comunque era uno dei maggiori poeti di del suo periodo. Sicuramente una figura eccentrica, una figura molto, molto particolare, un po' fuori, per così dire, dalle dinamiche anche editoriali che invece si stavano affermando sempre più, specialmente durante il periodo dell'affermazione della società di massa. Io appunto ho curato tutta l'opera di Gattafi, il volume che raccoglie le sue poesie, è uscito nel 2019, nell'aprile del 2019 per editore fiorentino Le Lettere, che ha riconosciuto il valore di questo poeta dopo anni che non se ne parlava. Figurati che prima di questa edizione delle sue poesie si trovava in commercio, ma ben 15 anni prima, quindi ormai era fuori dalle librerie, si trovava in commercio solo una piccola antologia di poesie, sempre uscita negli Oscar Mondadori, che era stata curata da Vincenzo Leotta e da Giovanni Raboni. Perdonami se ti interrompo, ecco, e da veramente recita qualcosa di lui velocemente. Allora, vuoi che legga io? Sì, guarda, io ho questa poesia di Gattafi che per me è uno dei testi più belli che lui ha scritto, e peraltro è una poesia inedita che aveva recuperato in un suo studio molto bello Paolo Maccari, che peraltro è un altro bravissimo poeta del nostro tempo, insomma, e quando la lessi mi ricordo che per me quella poesia rappresentava davvero, concentrava davvero il senso del modo che ha Gattafi di guardare al mondo, che è un modo paradossale. I tempi. La poesia, no, la poesia no. Si intitola Niente. Sì. È questo che porti arrotolato con cura, piegato in quattro, alla rinfusa, sgualcito, spiegazzato, ficcato ovunque, negli angoli più oscuri. Niente da dichiarare, niente, devi dire niente. Il doganiere non ti capirebbe. La memoria è sempre contrabbando. Ecco, questo è un esempio di come Gattafi fa poesia, del suo modo di affrontare la realtà. E, come la affronta, Diego? È una continua ricerca di segni che possano in qualche modo rovesciare quello che è il nostro senso comune. Quindi Gattafi è capace di trasfigurare in modo molto netto. Vittorio Sereni parlava di una incredibile facoltà allucinatoria che lo caratterizzava. Quindi era come se lui si fissasse sugli oggetti e in qualche modo poi dopo ne perdesse i contorni per riuscire a dare loro una nuova forma. Ad esempio, due battute sul festival. Allora, dunque, io penso come Gianfranco che abbiamo trovato i vincitori ieri sera. Penso che la canzone di Meta sia quella che riesce a
ridare al meglio un equilibrio fra testo e musica. Sono lui parlava ieri non parlavamo proprio di metal, scusatemi. No, ora Gianfranco ha nominato Meta insieme a ieri non l'abbiamo proprio citato. No, io l'ho citato il primo giorno Meta, quando ho detto che il tema principale era l'amore, ho detto anche che Meta aveva proprio dichiarato in un suo video che aveva scritto una semplicissima canzone d'amore. Ecco, quel semplicissima secondo me è stato decisivo, perché effettivamente leggendo il testo di Meta si avverte si avvertono delle immagini, cioè si colgono delle immagini che sono immagini molto semplici, però anche molto dirette. E in questo caso non scadono, secondo me, nel banale, o comunque non si perdono in un discorso che non arriva a niente. Ecco, diciamo che è stato bravo, secondo me, a gestire con il contenuto. Ci sono alcune cose proprio che ti rimangono in mente, no? La ragazza che viene descritta attraverso questi occhi a fanale, no? Quindi ti immagini semplicemente questi due occhi grandi, oppure il suo cuore a sonagli. Ecco, sono per così dire degli aspetti, no, che riescono subito a diventare iconici. Poi, ovviamente, io ti dico, se dovessi scegliere un testo in mezzo a tutti quelli del festival, probabilmente non le sceglierei uno per i miei gusti, però si sta ragionando in termini diversi. Quindi sicuramente lui è candidato, secondo me, a vincere il festival, proprio perché è riuscito a trovare questo equilibrio tra le immagini, i contenuti, è riuscito insomma a scrivere una canzone che è semplice, voleva essere così, ed effettivamente ne viene fuori il, diciamo, l'essenza, ecco, ne viene fuori il carattere. Il cognome, l'ho chiamato Mital. Poi in realtà i testi più letterari sono quelli di Orietta Berti e di Coma Cose, no? Perché se ci avete fatto caso, Orietta Berti ha scritto una canzone, o comunque ora non mi ricordo chi è il paroliere, ma probabilmente insomma c'è anche lei, ha scritto una canzone che ha beccato quasi tutti in decasillabi, no? Non so se l'avete letta, insomma, quindi è una canzone che comunque rispetta, per così dire, anche la tradizione, no? Se volevamo parlare del rapporto fra testo della canzone e la poesia, insomma. Mentre invece Coma Cose lavorano molto sul novenario, ecco. Quindi, insomma, ci sono dei testi che stanno anche già molto attenti, no? alla prosodia, no? Che sarebbe, per così dire, una delle componenti foniche che ti permettono, no, di apprezzare l'andamento, l'alternarsi delle parole, senza dover necessariamente ricorrere ad espedienti retorici. Insomma, comunque, ora, a parte queste piccole considerazioni tecniche, devo dire che al di là dell'alto o più o meno alto grado di letterarietà dei testi, ci sono appunto canzoni dove addirittura c'è chi ha notato in Coma Cose un riferimento indiretto a Vasco Brondi, no? Quando si nomina, loro dicono ondeggiamo come la California, c'è Vasco Brondi che in una famosa canzone come Cara Catastrofe parla, no, di tremeremo come la California. Ora, io non so effettivamente se siamo nell'ambito dell'intertestualità e di una pur vaga citazione o rielaborazione di quell'immagine, però effettivamente se uno si mette lì, insomma, in ogni testo può ricavare, può vedere certi aspetti che rimandano ad altri testi, che rimandano alla tradizione della canzone come a quello della poesia. Però in generale, ecco, credo che il migliore equilibrio l'abbia raggiunto veramente Meta con il suo pezzo. Quindi sono convinto che, insomma, se la giocherà, ecco, se la giocherà con questo milione di cose da dirti. Io passo a Davide Carpino che mi aiuterà. Allora, dobbiamo fare un pizzico di ironia, io dico, no? Va bene. Daviduccio, ho sbagliato la data di nascita di Lucio Dalla, che è del 43. 43. Ho detto 73 perché nel 72 invece ha portato Piazza Grande. Nel 71, 4 marzo. Comunque mi è arrivato adesso, in questo momento, questo libro che è stato presentato oggi. Esatto. Non so se si vede. Si vede.
l'ho ricevuto adesso, proprio in questo momento. Bravo. Ci salvi tu. E poi ho sbagliato pure il cognome di Herman, benissimo. E Meta, poi... vabbè. Sì, ma perché? Perché ci sono stati problemi tecnici, diciamo, ecco, quindi con la linea come sempre. Però, sì, ancora adesso. Ancora adesso, non ci posso fare nulla e niente. Quello che posso... Ti vedo a scatti, ti sento bene, ma ti vedo a scatti. Ragazzi, posso dire che sono nervosa. No, è la linea, è la linea. Sono nervosa. Allora, Davide. Che fai per lui, per Lucio Dalla? Faccio una poesia che ho scritto io. Nei tempi, perché sono già le 19:25. Lo so, ma la poesia è quella dura. Ecco, vai. Quindi non è colpa mia. Vai, amore. Si intitola Come le rondini. Con la delicatezza di un sole al tramonto te ne sei andato e nell'eternità del cielo sei volato e nella sua immensità sei sparito. Sì, però io sento rumori. Chi parla, Zitti? Lo sento ancora. No, non parla nessuno, Davide. Ricomincio. Ok. Con la delicatezza di un sole al tramonto te ne sei andato. E nell'eternità del cielo sei volato. E nella sua immensità sei sparito. E quell'angelo che volevi essere sei diventato, te ne sei andato in punta di piedi, con la tristezza nel cuore vago da ore, con palpiti tristi questo mio cuore, e dentro di esso un grande dolore. Ascolto nel silenzio la tua voce, cercando un po' di tepore, per far rinascere il battito più bello di questo mio povero cuore. Mi rivedo da bambino, gironzolare su e giù per la mia stanzetta, con quell'innocente spensieratezza provocata dalla tua musica. Sei stata la luce dei miei anni piovuti, le tue canzoni nuotano nell'immensità del mare, come tesori sommersi, ma che sempre a galla sanno stare. La luce dei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi sarà la luce del mondo. Un'isola per i marinai perduti, viaggiatori in cerca di rotta, naviganti sulla nave della vita che sognano di tornare a casa. La tua voce farà da controcanto alle sirene e il rumore del mare, la musica su cui cantare. Tramite l'universo, con tutto l'amore, ti vorrei abbracciare. Ora che il mare ed il cielo farà incontrare con la tua leggerezza, con la leggerezza delle rondini. Oltre ogni azzurrità, ora sai volare, accarezzando le nuvole e le stelle, rubando il loro chiarore, perché questo è amore. Bravo! Bravissimo! Andiamo avanti, quindi con il secondo match, quindi con nuovi ospiti. Si tratta di Alessandro Ladic, responsabile commerciale Maserati Spa Regione Liguria. Come? Vi devo salutare io, ciao a tutti. Va bene, ciao Fabrizio Valenti. Ciao. Anch'io vi devo salutare. Va bene. Grazie di tutto. Ciao ragazzi, ciao.
Fabrizio Valenti, model presso Alta Moda, che commenterà il look dei protagonisti di Sanremo 2021. Mirko Giachetti, speaker radiofonico, attore e redattore di Milano Nera. E iniziamo proprio con Lavic. Lavic, help me! Lavic. Buonasera a tutti, eccomi. Ecco. Allora, è stata una serata particolare, con disguidi, eccetera. Parliamo però un po' di te. È vero che sogno e desiderio sono due sinonimi che non possono mancare in una campagna marketing dedicata al lusso. Lusso perché, lo abbiamo spiegato nelle serie precedenti, Sanremo è proprio la vetrina del lusso. Spiegaci un po'. Allora, sogni e desideri, mi viene in mente subito il discorso dei desideri, perché ogni cosa che facciamo noi nella vita, ogni cosa che noi bramiamo è dovuta da un desiderio. Io lo parlo sotto l'aspetto automobilistico, facendo parte di questo mondo, è la cosa che più aiuta il nostro mestiere, il desiderio di un cliente di avere un oggetto particolare, che mi ricollego al tema della serata, fa parte della storia del nostro paese, come lo è stato, come lo è il Festival di Sanremo, come lo sarà tra poco una delle manifestazioni più importanti che si tengono in Italia, che è la Mille Miglia. Quindi la serata a Brescia il 12 giugno, in ritardo rispetto agli altri anni. Assolutamente sì. A proposito della storia, la Mille Miglia tornerà ancora più legata alla sua storia, perché a differenza degli ultimi anni, dove il percorso si faceva in senso orario, quindi si partiva da Brescia, si passava dalla parte dell'Adriatico per finire a Roma e tornare su dalla parte del Tirreno, quest'anno verrà rifatta al contrario, così come era quella originale. Il 16 giugno, perché era stato stabilito il 12, rinviato ulteriormente. Poi è stato rinviato, assolutamente sì, sempre per i soliti motivi. Quindi ti dico, tutte queste cose qui fanno parte un po' della storia del nostro paese, a partire da Maserati. Io ovviamente parlo di Maserati facendo parte del mondo Maserati, che ricordo a tutti un'azienda che nasce addirittura nel 1914, già da due fratelli italiani, in quel di Bologna, che poi si è spostata a Modena, quindi ha fatto la storia di questo paese. Ancora oggi ha un amministratore italiano, siamo quasi tutti italiani all'interno di Maserati, e continuiamo a portare avanti quello che è lo slogan di Maserati nel mondo, forse quello più conosciuto e più importante, che noi siamo assolutamente l'opposto di quello che è l'ordinario. È un po' un qualcosa che si può legare al discorso dei sogni, che sono l'opposto dell'ordinario, del desiderio, che generalmente è rivolto nei confronti di qualcosa che è l'opposto dell'ordinario. La stessa cosa vale per noi di Maserati. Sono stato nei tempi? Sì, no, non è quello. Senti, quando diciamo sogno e desiderio, no? È un po' come dire, più si desidera una cosa, cioè più non posso avere una cosa, più la desidero. Capita anche con gli oggetti di lusso, secondo te? Cioè, vedo il profumo che, non lo so, costa bellissimo, pubblicizzato in un certo modo, la macchina, la pelliccia, l'abito. Funziona un po' così, no? Anche nell'amore. Desidero una persona che non posso avere, è così? In generale direi che capita nella stragrande maggioranza dei casi, cioè più una cosa irraggiungibile, più il fuoco del desiderio aumenta le proprie fiamme, nel senso che se una cosa è facilmente raggiungibile, è un po', guarda, io faccio questo esempio qui di un libro a cui sono molto legato, che è Il diario del seduttore di Kierkegaard. Allora, il diario del seduttore ti spiega come tutto l'avvicinamento di questo nobile nei confronti di una fanciulla che vede tutti i giorni, è una frenesia ogni giorno sempre più forte e delle emozioni sempre più grandi. Il giorno che riesce ad avvicinarla e a toccarla e ad averla, nel giro di qualche ora tutto questo desiderio che aveva prima va scemando. Io ho fatto ovviamente velocissimamente un riassunto di un libro che è veramente molto più lungo e molto più complicato in tutta la sua spiegazione, però è quello che succede un po' in tutto. Gli oggetti di massimo valore che sono, come posso dire, dalla stragrande maggioranza delle persone viste quasi come irraggiungibili, chi poi nella vita riesce a raggiungere quei traguardi, ma vale anche nel lavoro, vuole sempre cercare un traguardo
dopo che gli dia ancora più visibilità, più importanza, vale così in tutto, negli oggetti, nelle automobili, come hai detto tu, nei profumi, nelle pellicce, nei rapporti umani. È sempre una ricerca di quel qualcosa in più che ti dia delle emozioni che ormai quello che noi riteniamo assodato e ormai percepito non ti può più dare. Certo. Come diceva l'altra volta Vincenzo Cristiano, ci sono persone addirittura che desiderano soldi, ma non sanno nemmeno come spendere questi soldi. Cioè, è un po' contraddittorio, no? Ma poi il fascino, cioè, la contraddizione in sé affascina poi alla fine, se ci rifletti bene. Comunque, grazie, grazie veramente. Grazie a voi. Come hai fatto inizio questa sera? Sì, dimmi. Saluto velocissimamente perché sono ancora in ufficio e alle 9 comincio anche una riunione sempre via web. Pertanto io vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità come sempre. Grazie, grazie mille. Ciao, grazie a ciao, a domani, ciao. E Valenti, dove sei? Dove sei questa sera? Dove sono? Sì. Ti senti? Sì, ti sei. Ah, blu e rosso, anch'io blu e rosso. No, sì, sì. Come va? Bene, bene, di una sartoria molto bravo. È un mio amico, si chiama Luca Belante, fa degli abiti. Infatti, questo qui è uno dei suoi. Sì. E allora si è ospitato qui per oggi. È molto elegante, molto, molto. Velluto, tanto per stare in... le unghie sempre nere. Ma è vero che è un debole per Elodie? Scusami? Hai un debole per Elodie, è vero? Ho un debole per Elodie. Beh, sicuramente è stata la regina della serata. Sì. Come dire, secondo me, comunque aveva dei vestiti bellissimi, bellissimi, soprattutto il primo, un gascon lungo, con tutti i cristalli, rosso di Versace, poi c'era appunto il delle scarpe di Jimmy Choo, anche il collier, mi sembra, di Bulgari, no, ma comunque è stata splendida, bellissima. Sì. Poi ha questo incarnato così bello, lei, così vivo. Sì. Non pensavo perché, come dire, non ho seguito comunque il suo iter, però devo dire che anche brava anche nel ballare, per esempio mi sembra che il terzo vestito è sempre di Versace, con tutte le pagliette in argento, no, veramente, brava e bella. È stata veramente un po' meno ti è piaciuto Fiorello, è vero che ti è piaciuto un po' meno? Scusami, non ho sentito. Ho detto, è vero che ti è piaciuto un po' meno Fiorello? Fiorello mi è piaciuto meno, sì, mi è piaciuto meno. Infatti quando è entrato con queste ali nere, comunque con una camicia di Armani, cioè secondo me poteva far meglio. Amedeus, diciamo, secondo me si sta un po' ripetendo sempre con questi vestiti tutti glitterati. Sì. Secondo me se anche lui si mettesse un bello smoking nero di Guy Mattiolo, come te questa sera, non è Guy Mattiolo, però stai benissimo questa sera. Potresti andare sull'Ariston, sul palco. L'Ariston, sul palco dell'Ariston. Mi sembra che anche ieri sera, comunque, Santa Maria ci aveva comunque le nostre unghie belle nere, quindi ormai tutti copiano qui, eh? Tutti copiano, vero? C'è sempre un ritorno nelle cose, secondo me, ormai. Cioè, non c'è più quella... No, la ricercatezza, cioè il proporre qualcosa di originale. Comunque, secondo me, è proprio osare, cioè comunque, no? Devono sempre, vabbè, come dire, se non, se bisogna parlarne, se no. Ecco,
mi ha stupito, devo dire, in positivo, che ieri, insomma, non è che mi è piaciuto molto, è stato Achille Lauro, con un bellissimo vestito di Gucci, veramente bello. Mi è piaciuto molto ieri sera. Quindi la prima serata no, ieri ha recuperato. La prima serata con queste piume, con queste scarpe, zoccoli, insomma, un po' da Kiss, no? Del complesso del Kiss Kiss, insomma, non mi ha molto entusiasmato. Invece ieri veramente un bellissimo, bellissimo dress, outfit di Gucci, veramente, veramente bello. Poi certo, quando poi si è levato la giacca, ecco, lì, la schiena, ci vuole un po' di ironia, l'ironia. Sì, fa parte del colore, certo. Infatti, appunto, ritornando a Rodi, comunque, che dietro c'aveva queste bretelle incrociate con questa schiena tutta scoperta. Deliziosa, deliziosa. E scoperte io, quindi ho femminili, maschili un po' di meno. Infatti, e vabbè, è normale. È normale. No, come dire, anche lì per anche giocare, insomma, no? Fare i suoi quadri, comunque, però no, devo dire che mi ha soddisfatto il completo di Gucci, bellissimo. Bellissimo. Diciamo che la nostra icona, la Pausini, l'orgoglio nazionale. Guarda, secondo me lei si può permettere di tutto, è l'unica veramente che si può permettere di tutto, che dici? Si può permettere di tutto, però insomma non mi ha fatto impazzire il suo mantello, insomma, non è, insomma, il suo chiffone, insomma, di paillette, insomma, sembrava, insomma. Ma hai fatto caso che va tantissimo proprio questo, cioè il laminato, le paillette, i luccichini, sì, sì. C'è molto, molto. No, no, sono d'accordo, sicuramente funzionano, e quindi, ecco, chi... Allora, per esempio, il volo, sì, che tutti e tre avevano questo dress, insomma, cioè tutti e tre uguali, sì, ecco, insomma, diciamo che sono piaciuti, vabbè, fino a un certo punto, perché comunque sembrava che avessero rubato la stoffa a un divano, comunque, insomma, non è che... Mi... Scusate, bisogna ridere ogni tanto, ecco... alle battute, cioè dire la stoppa di un divano, cioè non... Beh, sì, insomma, non erano molti belli, insomma, non mi è piaciuto molto. Vabbè, poi abbiamo la nostra Orietta, vai, come dire, lei è sempre, comunque, è sempre splendida. Sì, sì. Poi c'era sì, c'erano la Cinguetti, sì, la Bella e le... Ecco, il trio vintage, no? Come allora, diciamo che come vestiti, insomma, sinceramente non... Non ti hanno esaltato? No, sono ecco. Marcella Bella, comunque, io sono sempre fatto l'avviso, perché io sono vintage poi alla fine, sono fatto l'avviso che comunque quando stiamo... un po' più là con gli anni, le trasparenze, insomma, è meglio evitarle, ecco, insomma, perché insomma si possono vedere sicuramente più difetti. E poi insomma, bene. Dobbiamo hai ricordato le donne che invecchiano. Insomma, come dire, come vedi, mi sono coperto, non è che sono venuto, come dire, senza mani, ho qualche vita smanicata, ma anche questi capelli così. A Tina Turner. Comunque, invitiamo tutti. E con questo passiamo al mitico. Io allora vi saluto. Sì. Vi okay. Saluto, devo uscire un attimo prima. E... Perfetto. Ciao, buona Diego. Ciao, ciao, domani. Ciao, 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 ciao. Allora, Mirko. Tocca a me adesso. Buonasera. Allora. No, lo devi dire tu, lo devi dire tu, come, che mi conosci un po', come sono io ora?
Con chi parli? Con me o Fabrizio? Con te. Allora, adesso, no, devo dire qualcosa di bello. Sei fantastica. Sei fantastica. Perché se no so che poi mi butti fuori, insomma. Sei fantastica. Oh. Ma che fantastica. Senti. Sì? Qualcosa che ti è piaciuto. Del festival? Io, allora, l'esibizione dello stato sociale l'ho guardata curioso, perché i ragazzi sanno sempre inventarsi qualcosa, ma è qualche cosa di troppo piacione. Quindi hanno tentato di fare questa, diciamo, questo bilico tra combat rock, combat pop, i Clash non si toccano. Okay. Punto. Detto questo, la serata non mi ha entusiasmato più di tanto, devo dire, devo essere sincero, e, ho fatto cose più belle nella vita, sì. Benissimo. E senti, noi diciamo sempre Mirko Giacchetti, allora, per me sei un volto conosciuto perché abbiamo fatto diverse cose insieme, bene, sei attore, speaker radiofonico, eccetera. A proposito dell'attore, se vuoi... Ho tipo un minuto, sì? Posso fare un brevissimo monologo se volete. Sì, assolutamente, ci va, siamo bene. Io, tu e Roberto Montoya, non scappiamo. Siamo... Ok, un attimo che mi preparo. Sì. Questo era il monologo I silenzi di Al Pacino. Ecco, questo è il massimo della... No, dai, scherzi a parte. Io recito sul serio, davvero. Ho 5 prodotti su Amazon Prime disponibili. Mi faccio un pochettino di pubblicità, va? E sono The Reaping, The Wicked Gift, Fino all'inferno, The Last Heroes e l'ultimissimo Caleb, che è appena uscito da pochi mesi. E abbiamo parlato insieme, tu travestito, io da vampire. Sì, con questa faccia qua, quindi da cattivo, vedi, proprio cattivissima la mia faccia e non cresce neanche più la barba ormai. Roberto, non siamo riusciti a caricare il video di Laura Pausini. Ma non è un problema. Allora, doveva essere la terza serata bomba. Domani, ragazzi, farò un articolo ironico, un racconto ironico di questa serata, perché veramente ce la meritiamo. Chiudiamo così. No, un abbraccio veramente a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Ciao.